Tanto forte forte, io non ti ho vista. Andiamo di là. Dove vuoi? Io ti ho sognato stanotte. Sì. Stavi su un cavallo. Anche a me piacerebbe sognarti, ma però mi metto lì, poi mi addormento. E si capisce, devi dormire. Se non dormi, come fai a sognare? Non è vero. Non guardarmi, c'è mio padre. Fila via, aspettami i tubi. Che scemo. Oh, paura che m'ha visto. No, lavorava. Vieni. Andiamo. Maria. Senti, Maria, io ti dovrei dire una cosa. Ci mettiamo là. Ecco, vedi, là. Io ti dovrei dire una cosa. E dilla. Ma tu non la puoi indovinare. Che faccio l'astrologa. Mi piacerebbe fare l'amore con te. Ma io credevo che era già un mese che lo facciamo. Davvero? Scusa. Perché ci ho già preso 3 schiaffi da mio padre? Perché non vuole. Ogni volta che mi vede con te mi crocchia. Perché? Mi crocchia. Gli sono antipatico io. No. Dice che voi ci avete l'automobile e noi no. Prima che la finisce di pagare, papà. 24 rate. Noi tutta rate prendiamo. E poi se tu eri una ragazza ricca, io quando ti potevo sposare? Con papà mio. L'hai mai sentito parlare? No. A lui più era povero e più gli vuole bene. T'ha mai crocchiato? A me no, mai. Beato te. Da oggi non ce le pigli più neanche tu, vedrai. Gli parlo, gli dico tutto. Perché ridi? Mi piace quando ti incagli.
Ma a me non me ne importa niente, tanto in famiglia c'è già papà che parla bene del tutto. No, no, ma mi piace proprio. Come? Così. Come? Mi piace. E tu di me? Cosa ti piace? A me di te? Tutto. Ma va. Corri! 1, 2, 3, 4, 5. Quella roba? A Roma, Mia madre ci è stata in viaggio di notte. Ci andremo anche noi. Sì, domani. Scusa, quando ci sposiamo, Sì. Maria, arriva l'altro treno. Beh, io cammino così fino al Palo Rosso. Ah, sì? Beh, io allora anche più là. Casa. Fammi vedere. C'è un po' di sangue. Fammi vedere. No, non si può. Maria, senti. Ma senti, vieni qua. Mi dispiace per la sottana. Non vuoi che ti curi? Ma va, va. Ecco, vado. Notizie della mia pensione? Ci vuole pazienza, signora, pazienza. Quanta? Tanta. Che c'è, Paolo? Senti, papà, scusa. Che ti è successo? A me niente. Ma mamma? No. E allora? Che è più di un mese che ho deciso di dirti una cosa. Anzi, anche prima. Vieni qua col fiatone, Paolo, mio anziano. Papà, c'è una persona debole che prende schiaffi, papà. Oh. Anche forti, l'ho visto io. Ma da chi? Dal padre. Ah. E perché? Ecco, papà, ci vuole un po' di tempo a spiegartelo. Allora me lo spieghi dopo, a casa, oppure se vuoi aspettami qui. Comunque è molto nobile il tuo problema. Schiaffi mai, violenza mai. Io gli dirò. Buon viaggio, signor sindaco. Le auguriamo che i progressi medici di questo secolo la restituiscano in piena salute alla sua cara città. Ma no, ma quello parte con la paura di tirare le cuoia e lei gli parla di medici, di salute. Bisogna dire, signor sindaco... Scusi, non toccava a me. Permette. Bisogna farlo ridere, ridere, povero sindaco. Noi siamo lieti di questa sua vacanza. Vacanza. E la invidiamo, signor sindaco. Beato lei se ne va in Svizzera tra i fiori e le mucche di Indonesia. Forse il sindaco non lo vedremo più. Nel nostro saluto deve esserci il senso dell'eterno. E diciamogli ricordi poche che posso provare io. Io gli direi. Caro signor sindaco, arrivederci presto, prestissimo, perché noi, sì, anche noi dell'opposizione, l'aspettiamo con impazienza filiale, tutti. Ma chi? Chi l'aspetta con tanti giorni, le ore, i minuti? I cari vecchietti dell'ospizio, i quali... Sono anni che ripete sta storia. Appunto, signori, effettivamente dall'anno del bombardamento quei cari vecchietti stanno lì. Stipati come galline nelle stie, in 20... 30. Tutti nello stesso stanzone, mangiano, bevono, dormono, tutto. Ecco, lo stanzone. E con questo i giovani hanno bisogno di spazio, ma i vecchi devono correre. Io corro, no. E allora? E poi, caro Bonelli, non dobbiamo fare della letteratura. Si renda conto alla fine che appena lei ricostruisse l'ospizio, alberi, mare, campagna, tutto questo stupendo panorama che ci fa palpitare, dico palpitare, perché, signori, non si vive di solo pane, lei lo cancella, lo chiude. A chi? A tutti quelli che sono dietro, naturalmente. A tutti?
Uno solo? Mi consentite di fare il suo nome? Se non ero, comincia con una P. Pa. Paseroni! E dice poco? Ma Paseroni è Paseroni! Paseroni avrebbe potuto scegliere mille altri luoghi in Italia, invece ha scelto la nostra Matorno! Paseroni, acquistando la villa, ha onorato il nostro paese! Ecco! Finalmente viene qua per riposarsi, e noi costruiamo l'ospizio e gli tappiamo il panorama! Ma caro collega, noi dell'opposizione... Chi noi, se lei è solo? Ma l'opposizione è la colonna vertebrale della libertà! Il signor sindaco, pa? Eh sì, è già nella macchina! Ma come doveva venire qui? Beh, vuole consegnare le parti! Ora mi dici tutto, eh? Il signor sindaco l'aspetta in macchina. Me? Me? Sì, lei, Bonelli, venga, Monti. Mi accompagna alla stazione. Certo, con infinito piacere. Signori, durante la mia assenza mi sostituirà lui. Come? Lui, io. Passate davanti all'ospizio. L'ospizio? Sì, ho fatto radunare i suoi vecchietti. Saranno felici. Quando smettono questi rintocchi? Sono 12 e mezzogiorno, signor sindaco. Lei crede agli accidenti? Quali accidenti, signor sindaco? Gli accidenti dei suoi vecchi, quelli che mi hanno mandato loro. No, non può essere vero. È vero, ho le prove. Ho i documenti, me ne hanno mandati parecchi in questi anni, anche il mese scorso, non neghi! Forse, ma mi risulterebbero indirizzati a Paseroni. No, anche a me! Paseroni se la sbrighi per conto suo, io non voglio partire inseguito dai loro accidenti. Condivido, signor sindaco. Io non sono cattivo! No, signor sindaco, lei non è cattivo. Ecco, glielo dica, i suoi vecchi desidero partire con i loro sorrisi, i loro auguri, ma sinceri, eh? Certo, signor sindaco, certo. Calma, e non vi accalcate soprattutto. 32 presenti, scherzi. Via. Ecco. Parli. Dica che ho desiderato ardentemente dare loro il mio saluto. Soltanto, signor sindaco. Lo infiori? Faccia lei. Cari amici, il signor sindaco non ha voluto lasciare la nostra Matorno senza porgervi il suo caldo e fraterno arrivederci. Arrivederci, dice il sindaco, e noi l'accompagniamo con i nostri auguri e i nostri calorosi applausi. Evviva il sindaco! Sindaco! Le basta? No, dica che i lavori cominceranno... Che cominceranno? Il signor sindaco vuole comunicarvi che finalmente ha deciso la ricostruzione dell'ospizio. Ora! Finalmente si sono decisi. Si può avere anche di meglio, eh? Quando dico che si darà inizio? Quanto prima! Dice che i lavori cominceranno quanto prima. Quanto prima, prossimamente. Sì. Protestano, bisognerebbe essere più precisi. Più presto! Entro il mese! Ha detto entro il mese! Domani? Domani! Ha detto domani! Subito. Mamma. L'ho presa il corrente là. Funziona? Ah, sì, gira. Una volta, ma così da questa parte. Questa cerimonia non è una cerimonia. Basta con le parole. È venuto il momento dei fatti, che ci uniscono tutti così, dei sentimenti che ci affratellano tutti. Così. Oh.
Bonelli, bravo! Proprio bene! Gli ho già detto tutto, quasi tutto. L'altro pezzo glielo dico oggi. Vieni con papà, ti abbracciano tutti. Sì. Ti abbracciano tutti. E abbracciami. Sì. Il tuo padre. Ma fermati, porchi! Io non voglio vedere il primo colpo di casuola, voglio vedere l'ultimo! Oh, ma tu non credi mai a niente! Ah sì? Sapete quanto guadagna al giorno il commendator Paseroni? 10 milioni! Beato lui! Quello si compra il sindaco, caro mio, il prosindaco e tutto il comune! Ma mio padre! Mio padre no! Mio padre non lo compra nessuno! Mm. Evviva allora, evviva! Amici, ho il piacere di leggere un telegramma appena arrivato. Vice sindaco Bonelli, ma torno. Impossibilità di giungere in tempo a presenziare vostra bella cerimonia ampliamente edificio, miei cari vicini, mando saluto augurale, eccetera, eccetera. Firmato Paseroni. Signori, quanto costano poco le parole, le parole. Basta con le parole! Discorso! Un bel discorso! Che cosa distingue un popolo civile da un popolo incivile? Il rispetto dei vecchi. Quando un vecchio entrava nello stadio di Sparta, tutti si alzavano come un solo uomo. Ditafono, papà. 36 rate, mangeremo frutti di meno, ma questo può venire. Nello stadio di Sparta, tutti si alzavano come un solo uomo per cedergli il posto. Ebbene, cittadini, anche noi oggi, tutti in piedi, tutti insieme, per compiere un'opera di filiale riparazione. Vita, senti, la vita papà. Mia, sto aspettando. Papà, però Vittorio, l'invito mi sembra gentile, eh? E cari vicini, invio saluto augurale, attendiamolo domani, cara famiglia, tazza tè, nostra villa, cordialmente, Paseroni. Gentile, ma si capisce, mi vuole corrompere. Appunto, e tu ci vai e gli dici, eccomi qua, avanti, mi corrompe se ci riesce. E ti fai apprezzare da una persona importante. Sono importante, ma Clara, è più importante la nostra domestica su un piano umano. Bravo papà, anche uno spazzino, no? Come no? Senti papà, ti posso finire il discorso di ieri, degli schiaffi? Schiaffi? Sì papà. Ah, schiaffi, sì, sì. Senti. Guarda che roba, guarda che roba. Guarda! Prevaricatore! Cretino! Prepotente! Ma guarda, l'ha fermato passaggio di me. Sì, gli sta bene. I passaggi a livello sono la cosa più seria del nostro paese. Fermano sì. Tutti senza distinzione di classe. Sì. Eccolo papà, arriva. Lo vedo. Arriva. Sì, suona. Che deve fare? Vado là. Guardi, io vado per il mio regolare, insomma. Delicatamente,
padrona, despota della padrona. Insisto, andiamo tutti tornati in macchina, su. Non vi mischiate con quelli lì. Non si è spostato, dubbi. Papà, ha detto quelli lì, ha detto. Avete sentito? Quelli lì. Questo signore ci ha dato il suo ritratto morale. Non ho offeso soltanto me, ma tutti voi che sudate il vostro pane quotidiano. Quanto chiacchiera lei, Pinguino! Ecco cos'è lei, pinguino! E va bene, avvocato Massimoderi. Caro maresciallo, basta con i plutocrati. Come uno squillo di vittoria deve risuonare questo primo colpo di cazzuola. Abbiamo davanti a noi un arduo compito, quasi un mare da votarsi con un cucchiaio. Ma io vi dico che basta tenere il cucchiaio ben saldo nella mano ed avere fede. Paolo, allora dimmi. Senti, Clara, è più forte di me. Io da Paseroni non ci vado. Non ci vado. Ma Vittorio, hanno mandato anche i fiori. Oh, i fiori, vuoi che ci vada? Ma formalmente entro, esco. Prendi il tè in piedi, piacere, piacere. Ma scusa. Non ho anzi neanche piacere. Un inchino secco, asciutto e via. Bravo, papà. Ah, oh, tu sempre con il papà, ma nel peggio. Non ci pensiamo più. Dunque, Paolo, che cosa volevi dirmi? Ma hai tempo, papà? Tempissimo. Perché vorrei proprio cominciare dal principio. Dal principio, si capisce. Allora, la prima volta è stata molto più di un mese fa, più di un anno fa. Oppure, guarda, mi porto questo e sul più bello la tiro fuori. Pensa la faccia, gli dico, non si spaventi, signor Paseroni, le pallotte le ho lasciate nel cassetto. No, volevo solo leggerle queste parole dettate da mio padre. Per aspera ad astra, latino, lei non lo capisce, io lo traduco io. O si è o non si è. Continua, Paolo. Dal principio, papà? Dal principio, sì. Dunque, senti, pioveva. Io passo pedalando forte. Pedalando forte? A un certo punto una buca, zacca, ti schizzo una sventagliata d'acqua sul marciapiede. E una ragazza mi fa, oh, scemo! Chi scemo, Paolo? E io, papà. E perché? Perché... Un momento, scusa, papà, permetti. Oh, prima, per favore, metti in moto la cosa, l'incisione! Ecco. Signor Paseroni. Maria, ma rispondi o no? Mica posso fare su e giù 10 volte. Accidenti, proprio adesso stavo per dirglielo, era un momento buono. Ma che ne so io? Allora perché sei venuto? Non sono in un modo, si sentono tutti. Non sento gli altri, nemmeno tu senti. Io sento sempre. Io sento sempre. Sì, addio. Ah, sono venuta perché c'ho 2 ore libere, così possiamo parlare in pace. Finisco di dirglielo e vengo, dove? Va, fa presto, aspetto al bosco. Signor Paseroni, dinanzi a noi si apre l'era degli umili, e gli umili sono il sale della terra. Ma come le trovi? Gli umili sono il sale della terra, signor Paseroni. Tu, con le tue parole, puoi ottenere tutto quello che vuoi. Vieni. Per i vecchietti, naturalmente, per l'ospizio. Tu vai là, parli... E lo fai piangere. Oh, ma Clara. Lo fai piangere. Hai fatto piangere anche i carabinieri. Ma mamma. Questo poi. Lo facciamo piangere, Paolo? Chi, papà? Paseroni, lo facciamo piangere? Ma sì. E come ci vestiamo? Ah, puliti e basta. Sì. Oh, Paolo, a cambiarti, Anche io? Ma sì, certo. Via le mani dalle tasche e stai diritto. Vai dalla tua parte. Perfino i guanti bianchi. Clara. Signor sindaco? No, prego, vice sindaco. Sindaco. Come vuole. Oramai salviati, povera stella, là, sospesa un filo. Mia moglie. La mia. Mica intrecciare? Porta sfortuna. No, niente no. Croci, niente croci. Un piacere. Ma non accorgo. Signore. Ecco. Si accomodino bene intanto sul divano. Grazie, signore.
Leopardo. Si accomodi, signor sindaco, venga. Io mi chiamo Doddy, e tu? Paolo. Grazie tante. Sono state 2 ore bellissime, proprio belle. Ah, mo mi sento. Pinguino! Forse l'animale che richiama il Frank. È buona questa, è buona. Non è vero, ma è buona, però. Aspetta. Lo sa che quella multa io l'ho pagata con piacere? Oh, lei parlava che era uno spettacolo. Io invece parlare, niente. Poi sì, con la telefonata, con un cable, posso anche far nominare uno commendatore o gran croce in un giorno, capito? Lei che cos'è? Niente. Non è niente, perché non ci tiene? No. Che strano, peccato però. Vogliamo fare 2 passi, intanto che ci servono di te? Come le dicevo, io posso anche far cadere un ministro, ma il ministro io no, perché? Io non so parlare, mentre lei invece... Dai, io sono sincero e basta. Oh, da lui non lo sentirà mai riconoscere, sa? Mai. Ci faccia ben sentire qualche cosa, così fra noi. Oh, sì, lui improvvisa, sa? Sì. Quando eravamo fidanzati, io gli dicevo cielo e lui faceva un magnifico discorso sul cielo. Ah, sì? Ma anche se gli dicevo bicchiere. Claro, ti prego, andiamo. Ma perché, anche dai? Anche bicchiere. Oh, beh... Non riuscivo a dire delle cose tanto belle sul bicchiere. Insomma, signora, si è detto fra noi, io lo senti parlare e nacque Paolo. Ah, bravo, accidente. Avevi visto il panorama della mia terrazza? Venga, no. Venga. Ah. Largo ai giovani. Si è mai sentito dire largo ai vecchi? Mai. No, ma nemmeno stretto ai vecchi, mi scusi, commendatore. Sì, ma nemmeno largo. Appunto, ma neanche stretto. Sì, ma neanche largo. No, siamo sostanzialmente d'accordo, sa. Venga. Andiamo a vedere là. Vede mio marito? Che cosa domanda? Un po' di cielo. Ne ha diritto, no? Lei lo vede così grosso, ma lui invece dentro è fino. Giannina, apri un po' per la signora. Grazie. Le fine ed è anche forte. E invece Paseroni li piega, li spezza, come diceva quello. O con lui o contro di lui. Me mi ha voluto contro tutta Milano e adesso sono sua. Ero giù, signore, non mi vergogno mica dirlo, ero giù. E lui invece mi ha tirata su. Ah, molto nobile. Oggi ho 1,5 chili di brillanti. Posso cambiare una pelliccia al giorno e quando vado in galleria a Milano mi guardano tutti. Scusi, signora, se dico queste sciocchezze, ma ho patito tanto, che oggi patiscono un po' con gli altri. Bello, vero? Bello. È proprio bello, bellissimo. Guardate, commentatore, quando un vecchio entrava nello stadio di Sparta... Scusi. Giannina? Niente, un momento di commozione. Basta un po' di verde, un albero, io mi commuovo. Le piace lo zampone? Lo zampone? Sì, per esempio il povero sindaco Salviati. Davanti allo zampone lui si illuminava tutto. Per le solennità gli mandavo sempre delle cassette con il meglio della nostra produzione, sa? Burro, grana, salse, scatolame. Lui apprezzava tutto. Però per lo zampone, sa, sono caratteri. Lo sai che una volta davanti a uno zampone io l'ho visto piangere? Salviati è un uomo sensibile, mm-hmm. Caratteri. Io invece se lei dice vecchi, ecco, guardi, mi viene la pelle d'oca. Per questo le dicevo che quando un vecchio entrava nello stadio di Sparta... Le dispiace se ci sediamo un momento là? Figuri, grazie. Mi è venuta un'idea. Sa che lei quando parla apre degli orizzonti? Non esageri, commendatore. Non esagero affatto. Sono stato un fesso a non pensarci prima. Ma tu? Allo stadio di Sparta, è una cosettina moderna. Venga bene a vedere. Non è giusto che un discorritore, un lavoratore della parola come lei, sapessi io, palleggiare le parole come fa lei. Non è giusto che lei finisca qui. Ma lo sa che a Roma hanno fame di uomini come lei? E Roma è uno scalino che va fin su, giù. Vuol rinunciare, ma non ne ha diritto, sa, per la sua famiglia, per il suo figlio, per il paese. Lei è proprio l'uomo che mi ci vuole per domenica. Io domenica inauguro la villa. Ho invitato Morricone. Morricone? Morricone. Sì, Tonino, il ministro. Oh, una cara anima, un innamorato della natura. Verrà anche Gervasi. Gervasi. Sì.
i limassoni, i parattoni, i arcolai. Oh, il cuore della nazione. Quasi tutto. E ci vuole un discorso. Un grande discorso. Un discorso. Su che cosa, signor Peseroni? Un discorso, No, su panorama. Forse parlare delle bellezze di Matorno, d'Italia. No, per l'Italia il panorama è tutto, Effettivamente è la ricchezza del paese. Si incassa valuta pregiata, noi abbiamo bisogno di panoramica. Sono il pane dello spirito. Ha capito. Morricone e compagni arrivano e tac, cosa vedono là? Un muro. E sa, Morricone è napoletano e mi dice, ma tu chi vuoi sfottere, Non si potrebbe sospendere intanto, sì, fino a dopo il suo discorso alla radio. La radio? Sì, la radio, naturalmente ci sarà la radio. Non si potrebbe sospendere. Io passerò, non credo. Non mi pare possibile. Ci pensi? Pensiamoci subito. Pensi, come si fa? Come si fa? Ti devi mettere in testa che se mio padre vuole, compra anche il comune. Sai cos'è un comune? Un comune non si compra. Mio padre può. Sai cosa vuol dire può? Se non lo sai, informati. Informati tu, se non sai chi è mio padre. Io so che il pesce grosso mangia sempre il pesce piccolo. Maria, andiamo al prato. Chi ti conosce? Come? Ma che come? Chi ti conosce? Che ti piglia, Maria? Vai, io ce l'ho la villa. Ma io che c'entro? Almeno fammi spiegare. E vabbè, vieni a spiegare così poi è finita. Accidenti quanto corri. Allora, sta spiegazione? No, ma figurati che me ne importa a me della villa. Ti credi davvero che me ne importi? Che colpa c'ho io? Mi ci hanno portato. Io sono maggiorenne, sai. E che sono maggiorenne io? Io invece per vederti. Un altro schiaffo? Due. Ma tuo padre non lo sa che uno con uno schiaffo ci può pure diventare scemo. Difatti, sono proprio una scema io a stare con te, sai. Lo so che ti credi che là c'è una ragazza. Chi? La figlia. Quella, proprio quella. Paolo, rimandaci il pallone! Dai, forza! Maria! E gioca pure al pallone, va, gioca! C'ha ragione mio padre, ti saluto! Sì, parlo a papà! Buonanotte, cara! Buonanotte, Paolo! Buonanotte! Sai che cosa mi ha detto la Paseroni passandola con la Dotti? Che bella coppia! Papà? Papà, sono innamorato di Maria Furlani, la figlia dello Spazzino. Che cosa hai detto? Ho innamorato. La figlia dello Spazzino. Sì, mamma. La figlia dello Spazzino. È bravo. Tuo padre sta lottando come un gigante per andare avanti. E tu? Papà, la mamma queste cose non le capisce. Spiegagli tu. Ma cosa c'è da capire? Te lo spiega papà. Vittorio, la figlia di uno spazzino. Vedi, Clara, non sarebbe questo il problema. Oggi uno spazzino e un re sono la stessa cosa. Oggi la scopa può stare in uno stemma come una volta la lancia o la spada. Oh. E poi, mia cara, ricorderai l'apologo di Menemio Agrippa. Le mani, lo stomaco, la testa, tutto concorre ad un unico fine. Ecco.
Ma tu, figlio mio, proprio la figlia dello spazzino devi ricercare. Oh. Ma papà, no, Clara, non è questo. Paolone, comprendimi. Tutte creature umane sullo stesso piano, d'accordo? E che... Hai appena 15 anni, figlio mio. E tanti anni di studio ancora. 4, 3, 7 e 2 di pratica 9. Sì, ragionevole, Paolo. Intanto suo padre la piglia a chiave. Va bene. Buonanotte. Sei stata troppo impulsiva. Ma anche lui, scusa. Innamorato così di colpo, senza avvertire. È la figlia di uno spazzino. L'hai detto anche tu, Vittorio. Proprio oggi che sta succedendo qualche cosa di straordinario nella nostra vita. Io lo sento, sai? Come quando si sognano i numeri del lotto. E poi l'ho proprio sognato. Sì, sì, venerdì notte. Tu eri davanti ai microfoni. Tanti, tutti d'oro. C'era un negro che ti ascoltava, un cinese. Uno di quelli con tutte quelle pellicce addosso, sai? Un esquimese. Così, un esquimese. E poi c'era il povero papà, con la sua bella divisa di colonnello, che si affacciava fra due nuvole e diceva: Clara, ti chiedo perdono di non avere creduto nel tuo Vittorio. Ti prego. Qui? Sì. Clara, tu credi che abbia le qualità necessarie per diventare davvero qualcuno in questo paese? Oh, ma nel mondo? Che cos'ha più di te il presidente del consiglio? Ah, sì, sì, scusa. Avesse lui la tua parola, la tua voce, il tuo sorriso. Continua. E poi quel tuo modo di parlare così caro, così semplice. Tu ti tocchi la cravatta, il fazzoletto e butti lì dei tesori. Panorama. Mi era balenata una bella immagine, il panorama come patrimonio di... È andata via. Ma come faccio proprio io a dire a quei poveri vecchi, alt, prossimamente, quanto prima... Interurbana! Le pantofole! Sì, interurbana! Sì, pronto? Sì, avvocato Bonelli! Allò. Svizzera. Pollo ai ferri. Ah, sotto ai ferri. Il sindaco. No. Oh, che perdita. Che grave perdita, signora. Questa città in ogni angolo, in ogni persona porta e porterà sempre il segno della sua opera umana. Un uomo insostituibile. Sì, signora, insostituibile. Insostituibile perché, come le dicevo, questa città in ogni angolo, in ogni persona porta e porterà sempre il segno della sua opera. Il segno della sua opera umana. Chi non ha ricevuto da lui una parola, un atto, un gesto? Signora Bonelli, venga bene in macina. Ma no, perché? Ma sì, andiamo, vuol star lì a prendere l'acqua, se no. Grazie. Vieni anche tu. Dire con tutta la commozione da cui siamo invasi in questo momento. Insostituibile. Di valle in valle, di monte in monte, questa parola deve echeggiare, mentre ci congediamo per sempre da lui. Deve echeggiare con tutta la sua disperata sincerità. Insostituibile. Oh, non si tratta del dolore, della sincerità, ma del ricordo. Thank you.
ascolta, Giovanni. Quello che mi nasce come un grido dal cuore. Ma chi è questo Giovanni? Ma è morto, parla con il morto. Lascia, Giovanni, che il tuo comune ti dedichi un nuovo ospizio moderno, grande, degno del tuo nome. Ospizio Giovanni Salviati. E per questo sospendo, fermi, i lavori in corso nel vecchio ospizio, così come si è fermata la tua vita. Accetta, Giovanni, questo modesto tributo alla tua memoria di segno di lutto. Un'orazione memorabile. Se ne parlerà per decenni anche quando lei non ci sarà più. Il morto era là, vivo. La verità, caro signor Ripandelli, è che gli oratori dovrebbero portare sempre la maglia di lana. Tra queste fume mi pare già di essere all'inferno. All'inferno? Lui? Paradiso. Lui è il tipico individuo che va dritto in paradiso. Fra 100 anni, naturalmente. Febbre? Non le l'ho mica misurata. Male, signora. In questi casi... Ma Vittorio ha una salute di ferro. Se è per questo, sono proprio più forti quelli che se ne vanno prima. Oh. Il povero sindaco 3 mesi fa rideva. Sì, è vero. Sì. Rideva. Beh, io corro in municipio dove tutto procede nel migliore dei modi, sa? Aspetti, l'accompagno. No, grazie, signora, non si disturbi. Ah, già, stamattina sono stati sospesi i lavori dell'ospizio. Oh, benissimo, molta comprensione, è stato bello. Qualcuno ha chiesto quando sarebbero stati ripresi. E io ho risposto che non si può mettere una scadenza al dolore. Aveva un'idea, bravo, benissimo. Stai giù. C'è stata qualche reazione, ma sciocchezze. Lei pensi soltanto a riguardarsi, i miei ossequi. Quale reazione? Hai levato un po' sta roba, fatemi piacere. Porta via. Quale? Quale reazione? Tutto chiuso, sistemato. Però dica, chiuso, che cosa? Qualche parola impulsiva e basta. Non vedo, la devi dire. Che parola? Accidenti, per caso. I miei ossequi. Vittorio. Vittorio! Ti prego, che... Ah, sì, va bene, vai. Adesso ti prendo subito il termometro, Sì, sì. Clara. Ma tu ci credi agli accidenti? Se ci credi tu, caro. Ma perché? Clara! Che c'è? Clara! Telefono al municipio, ordine mio. Riprendi il lavoro all'ospizio domani. No, oggi. Anzi, subito. Subito. No. Sì. C'è subito, via! Ma vai via. Paolo. Paolo! Paolo! Paolo, vieni qua. Il numero del comune. 1227. Paolo, figlio mio. Lo vedi? Siamo come delle stelle cadenti, così. Attraversiamo il cielo come una luce, in un lampo e poi più niente. Per questo tuo papà vuol dirti qualche cosa, come se la scrivesse in un testamento. Il cuore bisogna ascoltare sempre, soltanto il cuore, sempre. Vittorio? Dice che ormai oggi non si può più, bisogna aspettare domani. Sono io il sindaco che insisti. Cardinazzi, domandami Cardinazzi. Insiste, dice che il sindaco è lui, dice di chiamare Cardinazzi. E va bene, me lo chiami, no? Ah, lei... Scusi. Quando si deve fare qualche cosa che riteniamo buona, giusta, non bisogna perdere un minuto, Paolone. Via, subito. Si farà. Spazzino, ma troppo, guarda. Quelli che lavorano nelle fogne, purché ci sia l'affetto. La salute e l'affetto. Papà, me ne segno qui le tue parole. Sei un grande papà. Hanno detto che mandano i muratori. Maria! Maria, vado a parlare con tuo padre. Buongiorno.
Buongiorno. Devo dirle che ho intenzioni serie. Ah. E dunque Maria non deve più prendere schiaffi per colpa mia. Bravo, e allora la lasci stare. Perché? Signorino, pensi a studiare. Lo vede dove sta suo padre? Lassù. E io sto qua giù, con la scopa. Ma lui dice che uno spazzino è anche troppo, che è un onore per lui. Chi l'ha detto? Mio padre. L'ha detto anche lui. Si tira indietro, non lo vede che qui si respira polvere cattiva? Piuttosto glielo dica a suo padre, se ci fa uno di quei furgoni nuovi, moderni, capito? Se mio padre viene da lei ufficialmente. A fare cosa? Ufficialmente. Oh, signore, ma neanche se lo vedo, figlio mio, ci credo. Comunque, aspetto il signor sindaco a casa mia. Sì. Subito, signor Furlani. Ma guarda lì. Buongiorno, signor Borghi, ha visto, eh? Buongiorno, Paolo. Ma basta che duri. Ma sì, vedrà, vedrà. Non sai che cos'hai tu, una gran paura e basta, alzarsi. Domani, una bella sudata e ciao. Avrai l'aumento da questo mese, forse. Ma francamente, sinceramente. Accompagni il dottore. Niente, niente, Clara, avevi ragione. Dagli latte e cognac. Sì, va bene. Oh, più cognac che latte, eh? Va bene. Anzi, cognac solo. Ciao, grazie, Poco. Ritorno. Sai chi era al telefono? Clara, sono felice, non per me, per te, per mio figlio. Io lavoro per voi, io lotto per voi. Ma sai chi era al telefono? Forse per me basterebbe un pezzettino di pane così, un alberello e un poco d'ombra. Ma lo sai chi era al telefono? Sì. La signora Paseroni in persona. Ha invitato ancora Paolo, ha chiesto come stai, saluti, auguri. Ma poi mi fa, dice, ha detto mio marito, farà piacere all'amico sindaco di sapere che il suo discorso di domenica sarà teletrasmesso. La televisione! Su, cara, su. Oh. Ma su, piange, piange. Ma sei a piedi nudi a terra? Il latte caldo, ti faccio subito il latte caldo. Con molto cognac. Sì, sì, va bene, Vittorio. Allora telefono al comune. 1227. Sì, sì. Clara. Ma cosa gli dici? Che li sospendono, che c'è stato un equivoco. Penso io, parlo io, lo dico io. Signor Ministro, in questa giornata di sole... Signor Ministro, in questa giornata di sole... Papà. Ho detto tutto a signor Furlani, papà. Sì, caro, sì. Sono proprio contento. Figlio mio. Ah, che sensazione meravigliosa. Per un malato rimettere i piedi a terra è come la riva per un naufrago. Ah, dimmi. Così io ho detto che tu vai da lui e gli parli, papà. Volentieri. Oppure, se tu vuoi, lui viene da te. Da chi devo andare? Da signor Furlani. E chi è? È il padre di Maria, no? Ah. Ci sposeremo dopo la licenza liceale. Se tu vorrai. Sì, sì, sì. Ma anche più tardi, no? Sì. Paolo, guardami in faccia. È la faccia proprio di un padre, di un amico sincero. Vedi, Paolo, io sono stato giovane anch'io. Capisco tutto. Ma sai cosa rimane di queste nuvole? La realtà. E sai cos'è la realtà, Paolo? La realtà è che si capisce che uno spazzino voglia arrivare al livello di un sindaco, ma non si capisce che un sindaco voglia scendere al livello di uno spazzino. Oh! Il latte caldo! L'uomo è fatto per andare avanti! E non indietro. Oh. Paolo, so, sento che tu hai capito. Non ne parliamo più. Piuttosto devi andare dalla Doddi, la Doddi Paseroni, che aspetta la gorilla. Non ci vado, papà. Come hai detto? Non ci vado. Tu ci vai! Cardinazzi? Ordine del sindaco di risostenere i lavori dell'ospizio. Ho capito. Aveva proprio ragione quella. Sì. Ma Doddi, che pesce grosso mangia il pesce piccolo. Io non sono un pesce! Basta! E non ti permetto di giudicare tuo padre! Sì, papà, ma perché tu, papà, parli in un modo ed agisci in un altro, papà. Il sindaco è in
Litigato con mio padre. Ma come? Se stasera quello mio dice che le ha parlato, che le ha fatto una buona impressione. Quello mio invece no. Si è rimangiato tutto. Porca miseria. Comincia ad andare bene. E dove vai? Tanto vado. Dopo il vicino. Forse a Roma. Ci volevamo andare insieme. Ci andremo, altro che. Io lavoro, guadagno, poi torno e ti sposo. E lui che il sindaco ha l'obbligo di sposarci. Proprio lui. Anzi no, non mi sposo in municipio, soltanto in chiesa per fargli rispetto. Poi passiamo sotto le sue finestre con le trombe. Sì, quando? Se tu vuoi bene, 5 anni passano presto. Poi con l'amnistia diventano anche meno. Che amnistia? Ah, hai ragione, l'amnistia non c'entra. Ma passano presto. Tieni, te l'ho portata per ricordo. Una fotografia? Tu ce n'hai una tua? Sì, ma sta in mezzo mio padre e mia madre. Non si può tagliare. Ah, stai bene, sai, in costume da bagno. Un'altra narigione. Non si può tagliare. Sì, ma viene sempre fuori un braccio di mio padre perché tiene così. Beh, pazienza. Allora, te la mando. Per l'indirizzo come facciamo? Me lo scrivi, ti firmi Carolina. Noi abbiamo una cugina che si chiama così a Genova. Ma allora devo andare a Genova invece che a Roma. Fa come vuoi. Paura. Allora, ci scriviamo. Da me lettere? Da me lettere, mettitelo bene in testa, Nisba. Perché? No, non ci riesco. Basta dire quello che si sente. Ci ho provato, ma mi viene fuori un'altra cosa. No, ma mi devi scrivere. Una pagina, mezza. Mi scrivi. Una cartolina. Grazie. Prego. Allora? E allora, ti saluto. Ciao. Solo ciao. Però questa soddisfazione di partire proprio non gliela darei. Non gliela daresti? No. Signor sindaco. Permette, signor sindaco. Un momento, Borghi. Il progresso non ha trovato le scale mobili. E perché non dobbiamo usarle? Dunque, nel nuovo grande ospizio, tutte scale mobili. Ecco le sue obiezioni. No, guardi, io volevo sapere... L'ascensore! Va bene, metteremo anche l'ascensore. No. L'inizio dei lavori. Sicuro, certo. Bisogna scegliere un luogo alto, pieno di aria, di luce. Stiamo cercando, non precipitiamo. La gatta frettolosa fa i figli ciechi. E noi faremo tanti bei gattini con gli occhietti aperti, il musetto rosa. Io amo i gatti, amo le bestie. Chi non ama le bestie non ama neppure gli uomini. Voi amate le bestie. Sono tanto care. Siamo d'accordo sulle cose fondamentali. Allora, arrivederci, cari. A Furlani, vengo subito. Arrivederci, cari. Io sono sempre qui. E noi siamo sempre lì, signor sindaco. Siamo sempre lì. Ma intanto che cosa facciamo? Sole e affetto non vi mancheranno mai. Sindaco, ma lui diceva, noi intanto... Ma scusate, non avete la dama? No, non abbiamo niente. Va bene, provvedo subito. Grazie. Arrivederci. Curlare sono a lei. Beh, allora,
Per la mia pensione cosa mi dice? Caro Furlani, si accomodi. Oh, dica Furlani, dica. Ma signor sindaco, non mi ha mandato a chiamare lei? Ah sì sì, è vero, è vero. Beh, come va la vitezza urbana? Si spassa, sa, c'è sempre da spassare. Eh già, nella vita cittadina voi siete un ganglio. Qualche rivendicazione? Ah, forse suo figlio le ha parlato dell'autobote, quella che si chiude da sola. Ma no, sa, io gliel'ho detto per la polvere, le mosche. Oh, io odio le mosche. Furlani, la sua proposta non cadrà nel vuoto. Grazie. Dunque, sì, io le dovrei anche parlare dei ragazzi. Le pulci che hanno la tosse. L'ha mai sentito dire? Le pulci piccole così e la tosse grossa così. Cosa ci vuol fare? Riderci come ci ride lei, come ci rido io. Mio figlio ha ancora 3 anni di studio, 2 di pratica, 2 di perfezionamento all'estero e poi servizio militare. Arriviamo fino al 1970, quando il primo razzo arriverà sulla Luna. E la sua figliola? Cosa fa la sua figliola? Ma prima la volevo mandare a Genova. Ah, a studiare? Signor sindaco, a fare la serva. Domestica? È tutt'altra cosa. Se avessi una figlia, serva mai, ma domestica sì. A fare la domestica ce la manderei. Ho capito. Anche noi, da quando che ci chiamano nei turbini, è tutta un'altra storia, sa. E poi Genova, sa, Genova è una bella città, sana, molto sana. I genovesi sono gente precisa, concreta, che sta al suo posto. Gliela consiglio. Perché un genovese che è un ragioniere, fa il ragioniere. Un calzolaio, fa il calzolaio. Un facchino, fa il facchino. Insomma, è una città dove ciascuno sta sempre al suo posto. Ciascuno sta al suo posto se non vuol perdere il posto. Il pesce grosso, ha mangiato il pesce piccolo. Sì, l'ha mangiato. L'ha. Sei poco sportivo, papà Paolo, non sai più perdere. Scusi, dove saranno i microfoni? Ah, lì al centro. A proposito, signora, suo marito dovrebbe riflettere su quel pezzetto di muro che resta lì. Deturpa l'ospizio sì. Stesso, sa? Sì, riferirò. E quanti saranno i microfoni? Ah, molti. Dove l'orchestra? Ma dov'è l'orchestra? Dov'è? Fuori l'orchestra! Sembrava proprio che la musica uscisse fuori dai fiori. È bello. Un'idea che vale milioni. Anima mia, non si faccia sentire dal fisco. Sonia, mai. Non devi dire mai fisco così di colpo. Amore mio, scusami. Fra lui e io. Lotta di titani. Vuoi un cognacchino? No, è passato. Sa cosa farei contro questo? Un bel giorno in punta di piedi, tutti all'estero. Così una mattina il presidente si sveglia, apre la finestra e non trovo più nessuno. Tutti all'estero. Regina! Paolo! Ma Paolo! Ecco tu! Hai visto, non ti piace? Ma cosa vuoi che sia? Un teatro? Paolo! Ma niente, sono un ragazzo. Ma povero presidente se ne va. Chiamalo. Odi. Niente, mi sono stufato. Quella gradina mi aveva fatto stare in posa per 2 ore. E così tu gli hai dato soddisfazione? Ma non mi stuzzicava anche. Ma che gli hai fatto? Gli ho detto cretina. No. Sì. Oh, che bello. Maria. Che fai? Mi piace. Aia. Ci fa ancora male? Già, ancora. Ieri sera quando si è accorto che ero venuta giù... Un altro schiaffo. Sì, magari. 2. Mo si è messo come da 2 per volta. E io già mi preparo per stasera. Tuo padre l'ha mandato a chiamare. No, perché? Quello vuol rompere tutto. Tu vuoi sposare quella là, io l'ho capito. A me sì, sta fresco. Buffone! Ah, voi vi fate sempre imbrogliare. Che cosa distingue un popolo civile da un popolo incivile? Il rispetto dai vecchi. Quando un vecchio entrava nello stadio di Sparta, tutto il popolo si alzava per cedergli il posto. Buffone! Ma voi ci avete creduto, eh? Con voi 4 chiacchiere e vi bala tutto dentro come la gelatina. Sapete cosa vi dico? Che qui l'ospizio ce lo dobbiamo costruire noi, tirarci su le maniche e lavorare noi per protesta. Io speravo nelle scale mobili, ci sarei andato su e giù tutto il giorno. Ha ragione, Borghi. Facciamo uno sciopero alla rovescia. Domattina all'alba. Ah, voi dite che non ci mettono tutti dentro? Stiamo più comodi. Oh,
Giovanotto, cos'è? Ti hanno mandato a fare la spia? Dio tuo padre che a noi con le chiacchiere... Non ci incanta! Ecco, bravo, non ci incanta! E digli pure che è stato Borghi Ernesto a chiamarlo buffone! Non vi permetto! Cosa non permetti tu, eh? Cosa? Mio padre, quello che dice fa, voi non siete nemmeno degni di nominarlo! Oh, neanche nominarlo! Non vi permetto! Non vi permetto, ecco! Non vi permetto! Oh, ma lui che c'entra? Voi accusate lui, invece lui è proprio... Vieni! Ah, già. Lui cosa c'entra? Due parole sole, signor ministro, due parole così improvvisate, come mi feriscono dalla bocca e dal cuore in questo momento. Papi, chiudi lì. Non credere di metterlo a posto così, sai? Come ti è venuto in mente di dire a quella cara bambina stupida? Cretina. Eh? Cretina. Peggio, cretina. Paventò quello che hai fatto. Non c'è alcun modo di rimediare. Telefonare alla Dodi subito e chiederle scusa. Papà crede che tu l'abbia già fatto. Ah, più presto. È già ora di cena. Ci sono le cotolette, caro. Paolo, apri tesoro. Una telefonatina e poi andiamo a cena. Clara? Paolo è andato dai signori Paseroni a fare il suo dovere? No, in camera sua. Ah, ma adesso telefonerò subito. Ah, sì, va bene, ma si sbrighi per non disturbare i signori mentre sono a cena. Capito, Paolo? Paolo, hai sentito? Apri. Allora, senti, Paolo, giochiamo a carte scoperte. Ti do un minuto di tempo per aprire. Un minuto di tempo, ecco. Un minuto. Via! Signore, in tavola! Vittorio, in tavola! In tavola, un momento. Senti, Paolo, basta che tu prendi il telefono e con semplicità dici pronto, niente di più, pronto. Quello ti dice, pronto? E tu dici, signor Paseroni. Ma no, signor Paseroni, perdono, no, con dignità, perché ci vuole sempre dignità. Signor Paseroni, le chiedo scusa, a lei e alla sua figliola. Basta, non una sillaba di più. C'è una pura questione di educazione, di civiltà. D'accordo, è così bello riconoscere i propri errori. Va bene, papà, d'accordo. Io li riconosco con i Paseroni e tu li riconosci con i vecchietti dell'ospizio. Riconosco che cosa? Che hai sbagliato, che non mantieni quello che hai promesso. Ma tu lo senti, Clara? Il signorino, insomma, dice io chiedo scusa ai Paseroni se tu chiedi scusa ai vecchietti. Clemente, per favore, scusa, sai. Insomma, tu vorresti darmi una lezione di dignità a me. Io che nella dignità ci sono sempre vissuto come la carne nel brodo. Bello. Come la carne nel brodo. Ma tu non sei mio figlio. Tu non sei nato da noi, perlomeno da me. Tu sei nato per partenogenesi. Per partenogenesi. La verità è che fra noi e nuova generazione c'è un abismo. C'è un abismo. Noi siamo ancora gli idealisti, voi siete scettici, cinici. Non credete più agli affetti semplici. Paolo! Paolo, vieni giù! Io spero solo che la notte ti porti così. Hai ancora una notte per pentirti. Paolo. Ma perché? Scusa io! A chi? Ai vecchietti. Bene, bene. E a chi altro? A te. E poi? Avanti, avanti. Fammi l'elenco. Io aspetto l'elenco! A chi deve chiedere scusa a tuo padre? A tutti i cittadini, a tutti gli italiani? Sì! Chiederemo scusa agli italiani con un manifesto. Italiani! Io, Vittorio Bonelli, del Fortorio, nato a Modone, in Catalogna, del 1900. Ci leggi? Maria Furlani, presso famiglia Torri, piazza Ferrari 32, Genova.
E dove mi devi scrivere? Dove dice che mi manda? A Genova? Sì, domani mattina con la corriera. E quando torni? Chi lo sa, mi manda a servizio. Che cosa? Tuo padre gli ha messo una paura. Anzi, sai, bisogna che scappi subito. Scrivimi, capito? Beh, ciao. Che ciao? Niente ciao. Questa volta mio padre non mi vede più. Vengo a Genova con te. Sì, e poi come mangi? Io mangio poco, ma arrangio. I carabinieri? Eh? I carabinieri sono sempre d'accordo con i genitori. Quelli di Genova mica mi conoscono, come ci trovo? Ci trovano, ci trovano. E me, tutti i ribelli, dici io la servo non la faccio, a Genova non ci vado. E stavo zitta. Se apro bocca, addio. Ma allora io non ti dovrei rivedere più. Oh, mica mi dici niente, eh? Ma io mi sono innamorata sul serio, sa? Mica come una ragazzina. Sul serio? Scusa, e che sono obbligata? Tu mica mi obblighi, no? Magari non te lo so dire. Già, mannaggia, da quando ci conosciamo ci saremmo detti tieno mille parole. Io invece ci avrei voglia di parlare un giorno sano. Mondo schifoso. Ma chi parli? Al mondo, proprio al mondo. Sì, e quello ti sente. Vedrai che noi due non ci vediamo più, sa? Proprio più. Allora è meglio morire. Se lo meriterebbe mio padre. Io sono figlio unico. Di che faccio un discorso dopo? Noi invece siamo in quattro. Non gli dispiace lo stesso, vedrai. Vuoi? Sì. Piaceva tanto sta bicicletta. A me dispiace solo per Roma. Addio, un viaggio di nozze. Aspetta. Fammi fare i conti. 3, 3, 6, poi 1, 2, forse anche 3. Ce la facciamo. Roma, che doveva essere la meta del nostro viaggio di nozze, sarà invece la nostra tomba. Vi perdoniamo, Paolo e Maria. Io non li perdonerei. Ma sì, tanto. Thank you.
vecchiette rimbambite. Pronto? Casa Bonelli? Mi dia il sindaco. Lo svegli. Lo svegli! Che succede? Che vi è passato? A parte il fatto che oggi è domenica e la domenica non si lavora, la nostra città spende quello che spende, perché voi abbiate una vecchiaia tranquilla, un meritato ozio, e voi lavorate. Basta, basta! Questa è una casa di riposo, voi lo sapete, non una casa di lavoro. Hanno diritto di abitarvi quelli che riposano, non quelli che lavorano. Qui si vuole che il nuovo ospizio non nasca, e invece il nuovo ospizio nascerà contro ogni losca manovra. Grande, alto, nel sole. Io vorrei sapere quali. Uno, ma io sono qua per aiutare. Demolire in questo caso significa costruire. Avanti, 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 avanti. Chi ha scritto qui? Io. Ah, buono lei. Buono lei? Sì, sì, buono io. Sì, buono lei, c'ha soltanto suo figlio. Ah, ah. Francamente non capisco che cosa c'entri mio figlio. Signora, per favore cerchi di capire, signora. La mattina una madre si alza, va per svegliare la figlia e quella non ci sta. È scomparsa. Capisco, ma perché agitarsi subito, eh? Ma signora, è un'ora che corriamo. Le abbiamo pensate scusi, tutte. Scusi, ma che cosa le costa? Gli chieda se sa niente, no? Va bene, ma non bisogna agitarsi. In questi casi la calma è la cosa migliore, credetemi. Paolo? Paoluccio? Dio mio, adesso che torna a casa il sindaco, cosa gli diciamo? Paolo! Sei stanca? No. Vuoi dormire un poco? A quest'ora a casa se ne saranno già accorti. Perché piangi? Non devi piangere. Guarda, se hai cambiato idea, dimmi. Io faccio tutto quello che vuoi. No. Ma non devi piangere. Era per la mamma. Lei non se lo merita, poveretta. Anche a me piace la tua mamma. Hai freddo? No. Ma sì, si vede che hai freddo. No, ti giuro di no. Panini, birra? Acqua minerale, panini, birra. Sì, panini con che? Prosciutto e coppa. 1 e 1, e acqua minerale. Quanto? 300. Anche a me, sì, 2. Ma hai detto che ieri sera non hai mangiato. Allora nemmeno tu. Mangia. Panini, birra, acqua minerale. Con tutti sti pensieri. Panini, birra, acqua minerale. Oh, ecco qua, qua c'è posto, ragazzi. Meglio, capitano, che c'è posto. Che libero, scusa. Scusi, buongiorno. Scusi, signore, eh. Vieni, c'è posto, vieni. Coppa prosciutto, coppa. Sì, va bene la coppa. Oh, anche la birra, eh. Oh, accidenti e botta. È partito delicato. Che giornatina, la si mette bene oggi. Se c'è terreno asciutto vedrai il partito. È un partito. Favorisce? No. Posso offrire? No, grazie. Benvenuto a Matorno, signor ministro. In questa festa dell'amicizia, dove il... Accidenti, io dico signor ministro. E se a quello gli piace di più eccellenza? Dica eccellenza addirittura? Che hai? Niente. Ah, Paolo. Allora, chiesto scusa? Sì, caro, sì. Tieni. Ma che c'è? Paolo?
Ma stai calmo, ti prego. Ma io sono calmo. Guardi, io posso parlare a Paolo non come un figlio, come un fratello. No, senti, Vittorio, che cosa gli diresti invece se lo lasciassimo qui, per punirlo? L'avrebbe vinta lui. E sai chi l'ha messo contro suo padre? Un vecchietto, un nonnino, l'ho scoperto stamattina. Vittorio! Sei in mutande! Lo so. Cosa vogliono? Ma cosa fate qui? E Paolo dov'è? È scappato con la figlia. Scappato? Sì. Muscolzone, mi vuole rovinare! I pantaloni, Filippo, i pantaloni. Scappato. Si capisce il fatto compiuto. Il fatto compiuto. Io vorrei sapere chi gliel'ha messo in testa. Chi l'ha messo in testa? Chi? E non lo sa dire Furlani, eh? Senta, signor Sindaco, mi faccia il piacere di non guardarmi in quel modo, capito? La giacca, presto. Piuttosto, senta, io vado a chiamare i miei compagni, che ci diano una mano a cercarlo. Per l'amor del cielo, non facciamo chiasso, non diamo scandalo. Io sono il sindaco, non lo devi dimenticare. Ho capito, è stato il vecchio. È lui, sì, è sempre lui. Senta, Pollari, lei va all'ospizio, conosce il vecchio Borghi? Sì. Sì, beh, ecco, gli dica che io potrei mandarla a chiamare dei carabinieri e invece non mando lei un padre a mio nome. Sono due padri che si muovono, che si umiliano. Che dica dove sono i ragazzi, lui lo sa. Lo sa, perché questo è tutto un piano suo contro chi so io. Lo sa, che parli, o ci sono i carabinieri. Clara, io come faccio? Sì, tu vai, Vittorio. Io devo proprio andare, con il cuore. Sono con voi, ma devo andare. Il cappello del figlio. Calma, mi raccomando, calma, non diamo scandalo. Va bene. Non diamo scandalo. Vittorio. Allora, cosa avevamo detto? Signor Ministro, Eccellenza, onorevole. Foggia. Per legge sarebbe onorevole. Beh, non preoccuparti, però, non preoccuparti, ci pensiamo. La Fiorentina gliene fa tre oggi. Magari anche quattro. E gliela giornata di Virgilio. No, l'hanno messo nazionale. Per forza vanno a simpatie. Sai chi ci voleva in porta oggi? Sarri. Già? Peccato. Quello ci voleva. Non si lascia scappare una palla andegli in porta. Gioca, Sarri. L'ha detto la radio. Ah, sì? Ma che l'ha sentito lei, davvero? Sì. Meno male, Ah, a me Sarri mi piace proprio. Va forte, va. Acci d'erba. Lo credo che c'ha classe. Non ha perso neanche una partita. Vedrai la partita che si fa. E lo scudetto non ce lo ne ha nessuno. Con questa formazione. Sarri, ma... Però prima facciamo un bel giretto. Si passa anche da San Pietro, vero? Guarda i corazzieri, Bene. Guarda, bambini, come si divertono. Non hanno mai visto niente. Buon appetito. Vi riportate per la partita, eh? E poi dopo? Oh, via. No. Noi non possiamo. Sarà deciso, allora. No, dobbiamo proprio andare dalla zia. E ci andate dopo dalla zia. Tanto le zie dicono e poi i sordi non li lascia mai. Ferma, galera. Ma certo che paga. Il resto mancia. E che si pigliano, posti gradinata? No, c'è troppa gente, vegliate laggiù. Signorina, non le dammi a fastidio sulla neve. No, le due no, non possiamo. Vero? No. Non possiamo proprio, dobbiamo andare dalla zia. Uffa, questa zia. Grazie, non possiamo. Allora arrivederci, buona fortuna. Ciao. Ti perdo una gran partita, lo sai, Grullo. Grazie, carina, vero, non possiamo. Ciao. E io la Fiorentina! Stiamo parlando dalla terrazza della Villa Falderone, questa meravigliosa giornata d'aria, di luce, di suoni, di fronte a una vallata di cui gli italiani tutti possono andare giustamente fieri. In questo momento le telecamere si apprestano a presentarvi la signorile e nobile folla degli intervenuti. Ma perché sta mucchiata? Signori, per favore, signori, ma no! Ed ora cediamo il microfono al ministro Moriconi, sempre presente laddove ci sia da valorizzare un angolo di questo nostro paese di santi, di eroi, di...
di panorami. Permettetemi di esprimere la mia viva partecipazione a questa festa, che potremmo chiamare la festa dell'occhio, che da questa superba villa può spaziare giù, giù, fino al mare, con una parola sola, per la verità due. Viva l'Italia! Bravo, bravo. Sull'onda di questo scroscio di applausi ascoltiamo ora il nostro magnifico ospite, il commendator Paseroni. Io. Nella cui vita quotidiana si alternano sempre lavoro e poesia. Grazie, oddio, per me cosa devo dire? Dio, patria, famiglia, se vogliamo anche un po' d'arte. Ah, caspito. Ed ora l'oratore ufficiale, il primo cittadino di Matorno, Tonelli. No, Bonelli. Rettifico, Bonelli. Stringa, eh. Su, applausi. Due parole sole, signor ministro. Due parole così, improvvisate, come mi fioriscono dalla bocca, dal cuore, in questo momento. Benvenuto a Matorno, signor ministro, benvenuti illustri signori e signore, a questa festa dell'amicizia dove il panorama acquista il suo valore nazionale, patrio. Questo era il pensiero dominante del mio grande, compianto predecessore, alla memoria del quale vi chiedo di dedicare un minuto di silenzio. Che predecessore? Il defunto. Attento. Lega subito sto biglietto. Sono scappati a Roma. Mi hanno portato via la rivoltella. Telecamera. Ma come? Non è vero. Non c'è tempo da perdere. Si muova. E mia moglie? È svenuta. Faccia qualcosa. Adi la radio, Temo. La televisione. Mi fermi. Si chiami. Guarda, Paolo, non fare sciocchezze, per l'amor di Dio. Sposati, Maria, sposati chi ti pare, ma non fare sciocchezze. Paolo, torna. Torna fra noi. Parla col defunto, col sindaco defunto. Non parlerò più, muto. Per un mese. Per sempre. E chiedo scusa ai vecchietti, Paolo. Mamma. Ma chi è quella? L'uno dell'ospizio. Papà. Sta zitta. E cosa ci fa qui? Porta la solidarietà dei vecchietti, ha incastrato anche loro. Onorevole Moriconi. È vero che lei è qui per la ricostruzione dell'ospizio bombardato? Certo, ricostruiamo, dobbiamo ricostruire. Andiamo? Tonino! Carlo, telecamere, sorridi. Ricostruiamo, ricostruzione. Hai sentito il ministro? Maria. Paolo, guarda, se Luigi, il ministro con un dito lo spizio. Tuo papà è qua. Il ministro. Maria. Il ministro. Fiorentina, Sarti, Magnini, Cervato, Chiappella, Rosetta, Segato, Giuligno, Grasson, Virgili, Montuori, Prini, Roma, Panetti, Cardarelli, Losi, Giuliano, Stucchi, Venturi, Giggia, Pistrin, Nordal, Da Costa, Lojovice. Se tu ci vuoi andare, vacci, io t'aspetto. Io? E chi ci mette? Si vede, va, che ti piacerebbe. Che c'entra? È una partita importante. Che mi devo tappare le orecchie? No, ma a me se tu ci vai, ti giuro che sono contenta. Casomai tutte e due. E poi tanto tra un'ora tutto è finito. A te piacerebbe? Ti piacerebbe? Anche a me mi piacerebbe. Per i soldi come facciamo? Gli dai l'orologio? Una patacca. E beh, allora, la cosa. La cosa? Sì. La valigetta? No, la cosa. Già. E poi? 3-0, domani. 3-0. Insomma, ci vuoi scommettere 1.000 lire? No, sordi niente, famo che chi perde va in mutanda a Piazza Colonna. Beh, io ci sto. Vabbè, 3-0. Da vedere. La vendi. E poi? E poi che? Ti piace, ci vai. Mannaggia. Potresti tornare indietro, mi divertirei dalla mattina alla sera. Io viaggerei sempre con tutta sta roba che c'è da vedere. Di quello che vuoi, io più ci penso, più mio padre te lo merita. Ma noi no. Oh, io a casa non ci torno mai, solo i carabinieri.
Mica sono buffone, io quello che dico faccio. Ah, perché sono buffona io allora? No. Sì. Tu anche in treno l'hai detto. Dici sei cambiato idea, ma io non cambio niente. Avanti, dai. Faccio vedere io. Io mica c'ho paura, figurati. Su, avanti. Dai, dai. Maria, ma che ti sei messo in testa? Mica ti volevo offendere, Maria. Fammi il piacere. Guardami. C'è ragione tu, va? Tanto. Tutto sarebbe come prima. Come prima. E noi non ci vediamo più. E allora? Che ci stiamo tanto a pensare? Dai. Come? Meglio subito, no? Maria. Paolo. Io ti voglio tanto bene che vorrei morire solo io. Oh. Dai. Oh, ragazzi. Ah, un bel ragazzi, che famo. Oh, oh, ragazzi, ma che se no? Sono per pizza a bordo. Ci sono tutti. C'è anche mia madre. D'accordo, Ubi. Papà. C'è tua mamma. Papà, questa è Maria. Piacere, io. Maria. Papà. Maria. Sono i genitori? Sì, io sono il papà del bambino. Voglio mettere una firma? Paolo. Mamma. Mamma. Maria, sono la mamma di Paolo. Vittorio Bonelli, ecco. Cari amici, in questa giornata di sole, io sento il bisogno di dirvi due parole. Due parole così improvvisate, come mi fioriscono dal cuore. Lei ha fatto busto? Ah, io soltanto dire due parole così improvvisate. Ma dica un po', il treno parli. Non si passava di là, il treno si muove. Cari amici, in questa giornata di sole io sento un grande battito nell'aria luminosa col ritmo di questo treno, amico. È il cuore dei padri di tutto il mondo che batte, che batte, che batte. Che sei?